Jeff, Tom, morti. Com'è andata? Chi ti ha legato la lingua? Martinez, che succede? Non è possibile. I miei fratelli! Tom! Jeff! Avevo affidati non perché me li riportassi i cadaveri! Carol! Non puoi sopravvivere ai miei fratelli! Devi morire come un cane rabbioso! Fermati, Hagen! Calmati! Avanti, basta! 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 Non puoi soffocare il tuo dolore nel sangue, calmati! Dobbiamo separarci. Prendi questo. A te il comando della banda. Questo orologio scandirà le mie ore. Le ore che conterò per vendicarti. Chi li ha uccisi deve morire. Credo di sapere chi è stato, perché so dove erano ieri Tom e Jeff. So che siete stati voi, fratelli Hamilton! Accusaci davanti a un giudice! Sei il vostro giudice? Sono io! Vi do 10 secondi per uscire. Sei soltanto uno sciacallo! Dammi la torcia. Quelli di Hagen sono vendicati. Stop that!
Signore. Sì. Siete tornato troppo tardi. Ma che è successo? Sono morti. Sono tutti morti. E non ho potuto fare niente per salvarli. Ma almeno saprai chi è stato. Devi saperlo. No, non lo so. So solo che erano in molti. Una banda di desperados guidati da un messicano. E tu dove eri in quel momento? Dove eri, Sam? Quando sono arrivato sul posto non c'era più nulla da fare. O forse non ho avuto il coraggio di farmi uccidere con loro. Perdonami, perdonami, signore. Su, calmati ora. E raccontami tutto. Quando la guerra è finita, mi sono detto, Sam, sei un uomo libero ora. E sono partito. Volevo andare verso il nord, ma poi non mi è stato possibile. Ho avuto nostalgia della casa dove ero nato, di tutta la tua famiglia che servivo fedelmente dalla nascita. E allora sono tornato indietro. Era come se una voce mi chiamasse dal fondo del cuore. Ma ormai era troppo tardi. Il fuoco divorava la fattoria. Non mi restava che seppellire i tuoi morti. Non sai dirmi chi era quella gente? No. Non hai riconosciuto nessuno? No. Era una banda di desperados. Te l'ho detto. Non so altro di loro. Però il messicano lo riconoscerai fra mille. E tra le ceneri ancora fumanti della casa ho trovato questo. Non apparteneva alla tua famiglia. Grazie e addio, Sam. Questo orologio scandirà le ore che mi separano dalla giustizia. Ci rivedremo. Dio ti protegga, Sam. Dove vai ora? A cercare il proprietario di questo orologio. Congratulazioni, ragazzo. Hai fatto un bel colpo. Sono i fratelli Sullivan. E c'è una grossa taglia su di loro, tutta per te. Le taglie non mi interessano. Sono pronto a cederle in cambio di un'informazione. Chi è il proprietario di questo orologio? Mi dispiace, non ne so niente. Come ti chiami? Certo, lo immaginavo. Il mio nome è Nevada Kid. Buona fortuna.
Padrone, Tamayo ha fatto un grosso colpo. Ha preso in ostaggio anche la figlia di Benson. Andrà ad aspettarci a Palo Pinto. Molto bene. Fa preparare il mio cavallo. Partiamo subito. Tamayo va sorvegliato più da vicino. Che altro c'è di nuovo nella zona, Ramirez? I fratelli Sullivan sono stati uccisi mentre fuggivano dalla banca. È stato un certo Nevada Kid. Aveva in mano un orologio uguale a quello che hai dato a Tamayo ed era pronto a cedere le taglie in cambio di un'informazione. Voleva sapere chi era il proprietario di quell'orologio. Non lo saprà mai. Partiamo, ora. Va bene. Paura. Lasciatemi! Cammina! Siete un branco di bastardi! Altrimenti ti farò male! Lasciami! Lasciami stare! No! No! È di questa che ne facciamo? Dobbiamo dividere anche lei, no? Io prendo la parte di sotto. Ma è un peccato fare a pezzi una bellezza simile. Mettiamola all'asta. Chi offre di più? Io offro $5,000. Ho detto $5,000. E se qualcuno è capace di offrire di più, si faccia avanti. Sono esattamente quanto pagherà suo padre, se vorrà riaverla. No! Nel frattempo... No! Me la tengo io. 5.000 è troppo. Mio padre non ha una somma simile. Farò tutto quello che vorrete, ma... Ma mio padre non ha denaro. Farà bene a trovarlo. Ah! Cagna! Sai, Tamayo, questa merce deve rendere al tuo padrone $5,000. Non puoi trattarla così. Quando avrò incassato, farai ciò che vorrai. Fino allora rispondi dell'ostaggio. Il capo della banda sono io. Ti ho nominato io, infatti. Io voglio solo la mia parte. Tu che cosa guardi con quegli occhi da leopardo? Tanto non ti servirà a niente. E portatela via! Fuori, fuori tutti! Che altro aspettate? Non mi offri nulla? Dammi da bere, come ai vecchi tempi. Mi stai trattando come se fossi un tuo nemico. Non è vero. Sei tu che dimentichi che sono il padrone. E allora sono costretto a ricordartelo. La nomina a capo della banda ti ha dato la testa, forse? Ecco, bravo, beviamoci sopra. Tamayo, non sono venuto qui solo per prendere la mia parte, ma per dirti una cosa importante. Sarà bene che tu sciolga la banda. Come? Devo sciogliere la banda? Solo per qualche tempo. C'è un bounty killer in giro, un tipo svelto. Non vorrei che attirasse l'attenzione dei federali. È un tipo che ammazza la gente senza un momento di esitazione.
E io non voglio guai adesso. Hai paura, forse? Vuoi morire? Potrei ucciderti per una frase simile. Se la ripeterai, sarà la tua ultima parola. Quel tale va in giro con un orologio a Carillon, come quello che ti regalai alla morte dei miei fratelli. Non sarà l'unico esemplare è al mondo. È appunto questo di cui mi devi convincere. Sciogli la banda, sciogliela e manda in giro i tuoi uomini migliori. Voglio vedere quell'orologio. Devo rivederlo a qualunque costo. Lo rivedrai, insieme alla testa del Bounty Killer. Sarà meglio per te. Perché mi minacci? Sono il padrone. Tu resta qui con 3 o 4 uomini e con la ragazza e guai a te se le torci un capello. Descrivimi quell'uomo. Non ne so molto. Mi hanno detto soltanto che veste sempre di nero. E che è molto svelto con la pistola. Non sai dirmi altro? Non ti basta? C'è molta gente svelta con la pistola di questi tempi. Non so altro, devi trovarlo. Non ti sarà difficile. Del resto sei tu che ci hai messo nei guai con quell'orologio. Almeno sai dirmi il nome del Bounty Killer. Quando ho ucciso i fratelli Sullivan, lo chiamavano Nevada. Non ti sarà difficile trovare l'uomo che risponde a questo nome. Cercalo e portamelo. Fino a quel momento non darei un dollaro per la tua vita, Tamayo. Sai bene che Hagen non scherza mai. Trova quell'uomo. Ricorda bene tutto quello che ti ho detto. Andiamo, Ramirez. Este es el hombre. Buongiorno, ragazzi. Siete venuti a togliermi quell'aria di funerale che avete addosso. L'odore di femmina e puzza di cavallo sono i miei profumi preferiti. Io preferisco il tintinnio dei dollari. Marco, è un pistolero come te ha paura delle donne. Vieni. Ci vediamo più tardi, bellezza. Adesso non riesce di fare il cavallo. Troppe donne, amico. Farei volentieri il quarto. Posso sedermi? Se sei fortunato in amore, accomodati pure. Passa. Tutti questi. Passo. Vedi. 3 assi. Non bastano. Non volete continuare? No, grazie. Sei troppo bravo per noi, amico. Vi propongo un altro gioco. Vi offro la possibilità di rifarvi.
Guardate bene questo orologio. La partita che vi propongo non comporta rischi. Potete vincere soltanto voi. Guardatelo bene. Sentite che suono meraviglioso. Ebbene, sono disposto a trasformare questa musica in dollari sonanti. Darò tutto il denaro che ho vinto finora, più tutto questo, a chi saprà rivelarmi il nome del proprietario di questo orologio. Te lo dico io. Siete testimoni, avete visto tutti. Erano due bari. Ucciso! Non muoverti! Dico a te, straniero! Alza le mani!
sei uno sceriffo, sono stato io a prenderlo. Se sei un suo amico, bada che questo è ancora carico. Tu non sei un bounty killer. Non importa quello che sono. Voglio vedere se vali qualcosa. Se fossi in te, non perderei tempo. Tutti conoscono il mio nome. Io sono George Hamilton, alias Nevada Kid. 10 omicidi, tutti accertati. Tutti in conformità e nell'ambito delle leggi vigenti. Secondo voci molto attendibili, sembra che prima di morire le mie vittime ascoltino il suono di un carillon. E il concerto finirà quando avrò trovato il padrone di questo orologio. Nevada Kid, il famoso giustiziere. Arriva qualcuno. Nascondiamo il prodotto in banca. Sì, sì. Come hai fatto a sentirli prima di me? È un segreto, non posso dirlo. Charles Benson, non ti avevano detto di questo appuntamento? Mi sembri un po' sorpreso, vecchio. Che cosa volete? Sei il padre di Monica, vero? Precisamente. E allora lo sai che cosa vogliamo? Certo. Però, un momento. Non vedo mia figlia, dov'è? Perché non è qui? Hai fermato. Quello ci porterà dai suoi capi. Ma è il mio fucile. Se non c'ero io a quest'ora saresti morto. Diamo un'occhiata a quell'uomo. Fidarmi di voi. Qui ci sono $5,000. Serviranno per il riscatto di mia figlia. Dovevo portarli al bandito Tamayo. È lui che la tiene in ostaggio. Ma dove dovevate incontrare questo Tamayo? Palo Pinto. Io intanto mi becco i $5,000, li ha lasciati a noi, mi pare. Ah, questa somma appartiene a Monica Benson e io intendo riportargliela. Ah, se è così, sai che ti dico? Vengo con te. Ok. Volevate fare i furbi, eh? Io vi mando incontro al padre della ragazza e voi pensate subito di squagliarvela con il malloppo. Io non c'entro niente, è stato Steve. Carogna! Ci avete rimesso la pelle e i dollari. In più ti sei tirato dietro Nevada Kid. Nevada Kid. Perché credi che ti abbia lasciato fuggire? Per seguirti. Non può essere che lui. Da come l'hai descritto, non può essere che lui. Bloccate tutte le vie di accesso al paese. Su, andiamo. Sì.
Se Nevada Kid verrà, dovremo dargli il benvenuto. Cosa vuoi fare, Tamayo? In quanto a lui, pagherà il suo errore con la vita. No! Andiamo. No! Assassini! Lasciatemi! No! No! Che serva da lezione per tutti! No! No! Laggiù c'è il bivio per Palo Pinto. Dividiamoci. Io vado avanti e tu fai un giro verso est. Perché? Perché al bivio potrebbe esserci qualcuno di guardia. E Tamayo deve credermi solo. Dove ci ritroviamo? A nord del paese. Di là potremo osservare senza essere visti. Voglio rendermi conto di quanti sono. Adios! Adios! Abbiamo visto, sta arrivando. State calmi, non oserà venire qui di notte. La trappola scatterà domattina. Andatevene, tornate ai vostri posti. Anche voi, occhi aperti. Presto. Thank you.
tranquilla, Monica. Forza! Coraggio, sei libera. Riparati. Mi cercavate? Eccomi! Uno è scappato, Tamayo il messicano. Sì, l'ho visto. Vieni, capiti. Avrai freddo. Ecco i soldi del tuo riscatto. Noi non li vogliamo. Grazie. Ma perché perdiamo tempo? Inseguiamo Tamayo, è fuggito da quella parte. D'accordo. Vieni con noi, Monica.
Fermi. Questo è un lavoro da uomini. Lo faccio da solo. Tu accompagni la ragazza a casa sua. Come? Che vuoi fare da solo? Ho capito, tu sei molto più furbo di me. Ti vuoi prendere la taglia che c'è su Tamayo, eh? Facciamo il contrario. Io vado a prendere il messicano e tu accompagni la ragazza. Non ho bisogno di Angeli Custodio. Posso ritornare anche da sola. Avrai la taglia di Tamayo, dollaro su dollaro. Prima però devi accompagnare Monica. Ci rivedremo lungo la strada che porta a Greenwood. A queste condizioni sarà un piacere. Accetto. Arrivederci. Niente di grave. Come ferito? Chi ti ha sparato? Non fare domande, accompagnami dal padrone. È stato Nevada? Se ripeti ancora quel nome, t'ammazzo! Nevada, eh? Sta zitto! Ferma! Che succede? La tua sella pende da una parte. Forse questa valigetta pesa troppo. Oh, ma già! Contiene $5,000. Non fare il furbo. Ho capito molto bene, John. Se vuoi il mio denaro, prenditelo. Oh, ma no, io scherzo, non volevo dire questo. Bene, allora se non ti interessano i miei soldi, non perdiamo altro tempo. Andiamo a raggiungere il tuo amico. Io non ho voglia di andare a casa. Andiamo. Su, via. Bastardo, ora va a fare la spia all'altro mondo. Ti senti comodo? Buon viaggio, anima nera. Ci rivedremo in paradiso. Sam. Grazie, George. Sei arrivato appena in tempo. Come ti hanno preso? Me li sono trovati addosso all'improvviso. Ce l'hai sempre quel famoso orologio? Sì, perché me lo chiedi? Ho scoperto chi è il proprietario, per questo volevano uccidermi. E ancora non me l'hai detto. Ma se mi strozzi non posso parlare. Stai calmo. Sì, scusami. Hai ragione. Calma. Vedi questa vallata? A poche miglia da qui c'è un villaggio abbandonato. Là c'è un tale che chiamano il padrone. Chi è? E Hagen, il padrone. È alla testa di tutti i desperados della zona.
Chi l'ha visto in faccia una volta non lo può dimenticare mai più. È un demonio dalla testa bionda come un angelo del male. È lui il vero responsabile di tutto ciò che capita nella contea. Qualcuno della tua famiglia ha ucciso i suoi fratelli per difendersi. Li aveva mandati nella speranza di fare un grosso colpo alla tua fattoria. Già. Quindi si è vendicato. Andiamo, vieni nella mia capanna e ti spiegherò come si arriva alla tana del lupo. D'accordo. George. Che succede? Stanno arrivando dei cavalli. Quanti sono? Non più di due, credo. Aspetta qui. Sta attento. Ma che fate qua voi due? Niente, amico. Abbiamo incrociato un gruppo di brutte facce e abbiamo cambiato strada. Ah, e quanti erano? Moltissimi. Saranno stati più di 20. Dillo tu, Monica. Sì, sì, erano proprio una ventina. Niente guai stavolta, Sam. Sono amici. Comunque siete un bel paio di bugiardi. Perché non avete incontrato proprio nessuno. Ti rendi conto del rischio che corre? D'accordo, è tutta colpa mia, ma ormai sono qui e ci resto. Sono stanca e ho una fame da lupo. Questo è parlare chiaro. Va bene, entriamo. Speriamo che ci sia qualcosa da mangiare. Ah-ha. Hai trovato, Tamayo? Ho trovato di meglio, il nascondiglio del padrone. Chi è il padrone? Tamayo è solo un esecutore. Il vero capo della banda è Hagen. Hagen? Ma io l'ho visto a Palo Pinto. È stato lui che mi ha salvato dalla frusta di Tamayo. Ed è lui l'uomo che ha fatto distruggere tutta la mia famiglia. Finora si è tenuto ben nascosto, ma adesso non mi sfuggirà. Vedi, Tamayo, tu non sei degno di stare al mio servizio. Perché, padrone? Perché ti sei tirato dietro Nevada Kid fino a Palo Pinto. Non sono stato io. Non mi interessa chi è stato. Ma gli ho lasciato tra i piedi la ragazza. Questo non lo fermerà certamente. Anzi, saranno già da queste parti. No, non mi ha seguito nessuno. Ridammi l'orologio. Io... nella confusione, l'ho dimenticato a Palo Pinto. Sì. L'ho proprio dimenticato. Hai commesso un grave errore, perché Nevada Kid è l'ultimo degli Hamilton. No, ti giuro che non lo sapevo. Dovevi saperlo. Come potevo sapere che c'era un altro Hamilton? E non dovevi perdere l'orologio nella sua fattoria. Ma non è colpa mia se nella confusione di un attacco ho perduto un orologio. L'ho fatto per vendicare i tuoi fratelli! Ma non lo capisci? Non alzare la voce! Oh. Oh. Oh.
Portami qui Nevada Kid con i suoi amici. Quando? Subito. Vivo o morto. Ramirez, aiutami, aiutami. Hagen. 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 Io al tuo posto non avrei sparato. Fammi venire con te domani. Voglio aiutarti. No. No, Sam. Ne abbiamo già parlato. Tu devi andare a Greenwood ed informare lo sceriffo. Come vuoi, signore. E la ragazza rimane con te? Sì. Sì, per il momento è più al sicuro qui con noi. E forse potrà esserci anche utile. Sempre che sia d'accordo. Sì, sono d'accordo.
soltanto una spina. Adesso te la tolgo io, eh. Facciamo fuori, ma uno mi serve vivo. Niente paura. Dove sono gli altri? Non lo hai capito? Se ne sono andati. Dove sono andati? Non toccarmi! Adesso ti spiego tutto. Basta che non mi metti le tue luride zampe addosso. Si è azzoppato il cavallo e quei vermi ignobili hanno preso il largo. Con i miei 5.000 dollari. I 5.000 dollari appartengono ormai al padrone. E tu mi stai raccontando delle frottole. Piuttosto dimmi, dove sono i tuoi amici? Allora proprio non vuoi credermi? Proviamoci noi. Che ne dici, Tom? Andiamo. Ramirez! Non ho bisogno d'aiuto io. Sono convinto che ci stia prendendo in giro. Strapazziamolo un po'. Carogna! Fatti il bagno prima di toccarmi! Venite fuori! Altrimenti la uccido! Carogne! Vieni avanti! Dov'è l'altro? Laggiù! John, non lasciarti sfuggire quell'uomo. Sei pronto, imbecille. Vieni con me, dammi quel cannone. E con le mani gratta bene il cielo, carogna. Vada, Kid. Ecco l'uomo che ti serviva vivo. Bravissimo. Vuol dire che ci porterà dritto dal padrone. Laggiù c'è il suo covo. Ora tu mi devi obbedire, Monica. Da quella parte c'è una pista sicura che ti porterà a casa. Fermati al guado e aspettaci qualche ora. Ma quando il sole sarà alto, se non saremo tornati, prosegui subito. Senza più fermarti, fino alla tua fattoria.
Non posso permettere che tu rischi seguendoci in questa missione. C'è troppo pericolo. Vai. D'accordo. Oh!
Aiuto, aiutami! Ce n'è per tutti e due. Sì, padrone. Sai che ti dico? Padrone, ce n'è a sufficienza per riempire una bara. Una bara piena di dollari. Hai proprio ragione. Hagen, senti la musica del tuo orologio? È la tua marcia funebre. È l'ora della tua morte, amico. Arrenditi, Hagen. A
Abbiamo fatto un bel lavoro, sei soddisfatto? Sì, molto. Ma tu lo sarai più di me. Io più di te? Ma perché? Le taglie sono tutte tue. Oh, ne vada Kid. Addio, John! Buona fortuna! So tenderly.
Demofilo Fidani presenta un vertiginoso western prodotto da Massimo Bernardi e Diego Spataro per la Elektra Film. Hunt Powers in Per una bara piena di donna, con Gordon Mitchell, Ray Saunders, Simone Blondel, Dennis Colt, Klaus Kinski nel ruolo di Hager, Jeff Cameron e Nevada Kid. Per una bara piena di dollari. Regia di Miles Dean. Prossimamente su questo schermo. Demofilo Fidani presenta un vertiginoso western prodotto da Massimo Bernardi e Diego Spataro per la Elektra Film. Hunt Powers in Per una bara piena di donna, con Gordon Mitchell, Ray Saunders, Simone Blondel, Dennis Colt, Klaus Kinski nel ruolo di Hager, Jeff Cameron e Nevada Kid. Per una bara piena di dollari. Regia di Miles Dean. Prossimamente su questo schermo.